Sono trascorse le feste pasquali, questo è ciò che resta del casatiello e questo è ciò che resta della pastiera. Dovrei mettermi a dieta, lo so, però non vorrei rinunciare alla pizza, per cui oggi realizzerò una pizza particolarmente leggera. Un'altra volta la pizza. Ecco, ovviamente il primo step sarebbe quello di divorziare o comunque di non sposarsi. Dopodiché, come si fa a fare una pizza leggera? Allora, la fase più importante è quella della maturazione dell'impasto. In che cosa consiste la maturazione? Facciamola semplice. Si tratta di un processo, potremmo dire, parallelo a quello della lievitazione e consiste nella scomposizione delle proteine, degli zuccheri e dei grassi che compongono il nostro impasto, di modo che questi saranno più facilmente assorbibili dal nostro organismo. Sì, lo so, sembra complicata, ma è più semplice di quello che pensiate. Ok. Con somma gioia di mia moglie, iniziamo ad impastare. Allora, oggi faremo un impasto un pochino più piccolo, tuttavia il procedimento è sempre lo stesso. Vi darò giusto qualche piccolo accorgimento. Allora, facciamo mezzo chilo di farina di tipo 0 con un W di 2,60. Poi stiamo utilizzando in questo caso 1 grammo di lievito, monicamente perché qui fa un pochino più freddo. Per chi è in Italia consiglio di utilizzare veramente poco poco lievito, anche semplicemente mezzo grammo, perché veramente non è necessario introdurre troppo lievito con queste temperature. Poi 13 grammi di sale e 500 ml, no 500, pardon, 325 ml di acqua. Per avere un impasto al 65% di idratazione, che significa che su 1 chilo di farina andremo ad introdurre il 65% di acqua. Da questo impasto verranno fuori circa 3 pizze, quindi raddoppiando le dosi, facendo il nostro impasto canonico ad 1 chilo, vengono fuori 6 pizze. Altro consiglio che vi posso dare è di utilizzare dell'acqua fresca, soprattutto in estate, per evitare che si surriscaldi l'impasto. Introduco Vado a sbriciolare il lievito all'interno, tutto quanto come al solito. Lasciamo mischiare. L'impasto deve durare dai 15 ai 20 minuti. A questo punto introduciamo il nostro sale, 13 grammi. Vedete come si è formata per bene la maglia glutinica del nostro impasto? Vedete com'è estensibile? Adesso lo chiudiamo. Allora, siccome l'impasto l'ho realizzato con una farina di media forza, voi lo sapete, io preferisco le farine di media forza, secondo me l'ideale sono 24 ore di maturazione in totale. Adesso lo vado a coprire con un panno umido per evitare che si secchi. Allora, lo farò riposare per 2 ore a temperatura ambiente. Dopodiché mi interessa arrestare la lievitazione o comunque rallentarla sensibilmente, quindi andrò ad inserire l'impasto in frigorifero e li riposerà per 16 ore. In quelle 16 ore avverrà, come in realtà sta già avvenendo, la maturazione dell'impasto. Dopodiché tolgo l'impasto, lo vado a porzionare, gli do altre 6 ore di lievitazione a temperatura ambiente. E poi ci mangiamo la pizza. Buongiorno, come stai? Eccolo qua. Come potete vedere, dopo le 16 ore di frigo, l'impasto non è sostanzialmente lievitato, cioè è lievitato pochissimo perché il freddo ha inibito l'azione dei lieviti. Ma non ci interessava la lievitazione in quella fase, ci interessava solamente curare la maturazione dell'impasto. Trascorse 2 ore, l'impasto è già più gonfio rispetto a come l'avevamo lasciato, quindi adesso posso passare a porzionarlo, a fare il cosiddetto staglio. Vedete i segni della lievitazione sulla base dell'impasto? Adesso andiamo a porzionarlo. Quanto è morbido, nonostante sia un 65% di idratazione, quindi ok, facciamo dei panetti da 260 grammi. 155. 260, belli precisi precisi. Ok. Faccio vedere giusto la misura di questo, ma oramai la conoscete penso a menadito, ma a beneficio di chi non l'abbia già visto. Ok, chiudiamo in questo modo. Ci assicuriamo che la base sia chiusa bene. Come vedete non sto utilizzando farina perché non è necessaria. Bello, liscio, omogeneo. Vedete le prime bollicine di aria che si iniziano a formare sul nostro panetto. Quindi gli diamo un'ultima stretta e lo inseriamo all'interno di questa cassetta di plastica.
Ok, abbiamo terminato lo staglio, per cui vado a coprirlo con un coperchio di plastica e ci vediamo fra 4 ore. La morale di questo video è che il tempo è un ingrediente, è l'ingrediente principale dell'impasto ed è l'ingrediente principale della vita. Vi piace questo ermetismo alla novella 2000? No, scherzi a parte, il tempo è veramente un ingrediente. Tuttavia, come tutti gli ingredienti, non bisogna esagerare, no? È inutile ad esempio fare una maturazione molto prolungata, tipo di 72 ore, per una farina comprata al supermercato e che quindi tendenzialmente ha un tenore proteico molto basso. Ok, quindi anche il processo di maturazione va in qualche modo parametrato a quelli che sono gli ingredienti, che si utilizzano. Nel mio caso, ad esempio, avendo utilizzato una farina di media forza, vanno benissimo 24 ore di maturazione. Nella tradizione napoletana, invece, si utilizzavano delle farine abbastanza deboli, come tra virgolette anche le farine del supermercato. Per cui che cosa avevi? Il tempo di maturazione che coincideva con i tempi di lievitazione. Preparavi l'impasto la mattina e la sera era pronto, oppure la sera per il giorno dopo, ok? Allora, visto che ce lo chiedete in molti, vi facciamo vedere anche gli ingredienti che generalmente utilizziamo. Violante, se vuoi passare a esporceli. Allora, normalmente utilizziamo la mozzarella, cosiddetta mozzarella, della marca Kaufland. Se non si fosse capito, a noi piace fare la spesa al Kaufland. E utilizziamo la mozzarella light perché ci siamo resi conto che caccia meno acqua durante la cottura della pizza. Quindi per avere una pizza, diciamo, Meno asciutta acquoso. e non acquosa, utilizziamo Esatto. la light. E poi ci piace molto questo pomodoro pelato Sempre marca Kaufland. italienisch, come si può vedere, quindi completamente proveniente dall'Italia. Adesso quindi vi facciamo vedere come lavoriamo i nostri ingredienti. Come vedete, questo è il nostro pomodoro pelato e noi lo lavoriamo a mano andando a rompere i pelati, quindi non lo frulliamo, così che il pomodoro conserva le sue proprietà e poi anche il sapore rimane invariato. Ti sei lavata le mani, come dice Barbara D'Urso? Ovviamente. Ok, Barbara D'Urso docet. Come potete vedere, questa è la nostra consistenza finale ed è abbastanza grezza, abbiamo lasciato qualche pezzo insomma un po' più grande di pelato. Quindi adesso ci possiamo aggiungere il sale e noi generalmente facciamo 1 grammo ogni 100 grammi di pomodori. Quindi in questo caso 400 grammi di pomodori, 4 grammi di sale e lo aggiungiamo. Qua il nostro sale e procediamo a mescolare. Ok, adesso vi facciamo vedere come lavorare la mozzarella. Questo è almeno il taglio che utilizziamo noi, poi ognuno fa come vuole. Ok, vedete? Adesso vi fa vedere lo spessore. Sto mettendo a fuoco con il mio naso a pappagallo, come vedete, sottile. Ok? Questo è lo spessore ideale. È molto molto asciutta, vedete, anche al taglio. Provo un attimo a tagliare. Ecco, vedi, non scorre. Lo so, non è che sarebbe un buonissimo segno per una mozzarella, però da un certo punto di vista è meglio così. E voilà, dopo 4 ore questo è il nostro impasto. Vedete tutti i bubini della lievitazione. Procediamo con la stesura. La bagniamo nella farina. Mettiamo un po' del pomodoro che abbiamo preparato, ecco qui, un cucchiaio e mezzo. Vedete com'è bello grezzo? Ok, a questo punto schiacciamo questa bollicina d'aria perché altrimenti gonfierà all'interno del forno e si annerisce. E poi un po' di mozzarella. Ecco fatto. Per finire il canonico giro d'olio. Completiamo la stesura sulla pala, pigliamo questa forma tonda e inforniamo.
Se avete domande relative al forno, si tratta di un forno marca F1 modello P134H che raggiunge la temperatura di 450 gradi. Ed ecco la nostra pizza margherita. Adesso la completiamo con un po' di basilico. Io preferisco metterlo a crudo, poi ognuno lo mette come vuole, per l'amor di Dio. Ed ecco qui gli effetti di una buona maturazione. Direi di procedere all'assaggio a questo punto. Allora, un ulteriore vantaggio di una buona maturazione è che ora giustamente voi non potete sentirlo, però un impasto ben maturato è un impasto che ha anche una componente aromatica molto molto pronunciata rispetto invece ad un impasto maturato male o maturato poco. Quindi la maturazione non serve solamente alla leggerezza dell'impasto, ma va a incidere anche dal punto di vista del gusto e dal punto di vista aromatico. Un profumo fantastico, questo, sentire? Io ho l'esso magna veramente. Lo so, mi rendo conto, hai ragione. Chanel numero 5 comunque, è leggerissima. Cinnamon Deng se ne fuia. Cosa ne pensate? Che è troppo buona. È buona? È buona. Ok, dai, questo vale più di una stella Michelin. Allora, questa è l'epifania, l'esito della cottura effettuata da Onna Enza. E come vedete, in napoletano si dice ci ha fatto buff, cioè nel senso ha cotto questa parte in maniera pesantemente difforme rispetto a quest'altra. Però le vogliamo bene lo stesso e mangeremo semmai unicamente questa parte. 10! Seppur bucata, sta scorrendo da sotto. Ma guarda, disgraziato, ma qua non ha scorrutto. Non ha scorrutto, ringraziando a Dio, non ha scorrutto. Ok, anche questo video è finito. Se volete potete seguirmi su Instagram, troverete il link del mio Instagram qui sotto in descrizione. Se invece avete domande per quanto riguarda l'attrezzatura, eccetera, eccetera, qui c'è il video su cui dovete cliccare per avere tutte le vostre risposte. Ciao a tutti, vi voglio bene.